E siamo quindi arrivati alla vigilia di Natale. Ultimo giorno dell'Avvento e ultimo giorno dell'8 bit of Christmas. Il calendario dell'Avvento, l'avrò detto ormai 23 volte, per MSX e anche per T99-4A, che è già pronto, scalpita, per mostrare l'ultimo gioco, il gioco che va a chiudere questa prima stagione, insomma, spero, di questo format appunto ispirato dal Commodore 64 Hardware Show. Avrei come ultima puntata, mi dilungo un pochino più nell'introduzione perché dovrei fare insomma dei ringraziamenti ad alcune persone che hanno diciamo un po' reso possibile questa cosa. Andrò in ordine alfabetico così almeno non scontento nessuno, credo. Allora, chi ringrazio? Vabbè, i miei genitori, quelli sono proprio in cima a tutto perché mi hanno regalato questi home computer bellissimi, fantastici, che mi hanno accompagnato nella mia infanzia. Dopodiché voglio ringraziare Andrea Babic, che mi ha supportato, mi ha spammato un po' il mio canale e ha permesso ad alcune persone di iscriversi, insomma, ha aumentato la visibilità, che insomma altrimenti sarebbe stata un po' scarsa. Quindi, andiamo in ordine alfabetico, dopodiché chi saluto? Saluto Simone Battaglioni, che mi ha fatto l'editing delle copertine. Saluto Ciro Barile, che mi ha venduto a prezzo molto più che onesto questo T99-4A con un sacco di giochi, un sacco di cartucce e anche alcune espansioni. Le avrei comprate su eBay molto di più, ma invece, insomma, no, è stato molto. E mi ha dato anche supporto tecnico per alcune cose. Voglio salutare Francesco Ugga del gruppo MSX Italia, che anche lui si è prodigato un po' nel farmi pubblicità di questo canale, di quelle puntate man mano che uscivano. Grazie a tutti voi, insomma, ha avuto un buon successo e ultimo, ma non, perché ovviamente non hanno un ordine specifico alfabetico, grazie mille alle persone che si sono iscritte nel mio canale, che in questi giorni ho avuto veramente un sacco di iscritti in più, un sacco insomma, per i miei standard, vero? Grazie mille, grazie di cuore. Restate comunque sul canale perché, vabbè, alla fine del video farò dei brevi annunci per l'anno nuovo. Quindi, grazie a tutti voi e per l'ultima volta in questo 2019, sigla. E come avrete già visto dalla copertina, il gioco di oggi è Blasto, sviluppato dalla Gremlin nel 78, se non sbaglio, per arcade. Gremlin famosissima anche per aver fatto, tipo, mi viene in mente Mooncrest e Zaxxon. Adesso potrei fare un fail colossale, ma mi pare di ricordare così. Fatto il porting per T99 dalla Milton Bradley nel 1981. Milton Brady, la famosa MB, che insomma, conosciuta anche per giochi da tavolo e anche per aver sviluppato altri giochi per TI 99, tipo Zero Zap e anche oddio, Bigfoot. Come di consueto abbiamo la doppia copertina, partiamo subito con la copertina, quella più brutale che ci fa vedere come sarà il gioco, ma passiamo invece a quella fantascientifica con questi due carri armati, con questi due, come si chiama, il fuciliere, quello sulla torretta, se non mi ricordo il nome tecnico, che si stanno sparando in questo campo minato che sembra quasi una scacchiera di Otello gigantesca, ma tant'è. Blasto perché? Blasto, allora, innanzitutto il gioco di oggi doveva essere un gioco per MSX, però un altro cambio in corsa perché Blasto mi è stato regalato il primo Natale, cioè allora, ho ricevuto il T99 nel Santa Lucia dell'82, se non sbaglio. Blasto mi è stato regalato Natale dell'82, quindi è un ulteriore omaggio nostalgico che voglio fare alla mano.
Direi di partire subito con Blasto, c'è un piccolo intermezzo, cioè una piccola sigla iniziale, quindi... La musica iniziale di Blasto, che ovviamente prende ispirazione da When John Comes Marching Home, sì? La canzone della guerra di secessione americana, quindi stiamo parlando del 1865, se non sbaglio. E ovviamente, insomma, ci mette già nel vivo della questione. 1980, perché? Perché in realtà è stato pubblicato proprio i primo periodo del 1981. Qui insomma il gioco mi fa giocare. Uno o due giocatori? Un giocatore. Velocità del gioco? Diciamo un 2, una media velocità. Percorso per i carri armati? Nessuno. E densità di mine alta. Allora, che dobbiamo fare con Blasto? Dobbiamo ovviamente fare più punti possibile. Abbiamo due modalità di gioco. La prima che è giocatore singolo con campo minato. Abbiamo la seconda modalità di gioco, che invece è due giocatori uno contro l'altro, quindi già un PvP. E cosa dobbiamo fare? Allora, in singolo il gioco non è molto molto divertente, perché in realtà si tratta solamente di fare più punti possibili nel tempo che ci viene concesso dal gioco, che in questo caso è indicato in alto a sinistra sopra il punteggio nel riquadro bianco. Noi abbiamo le mine che valgono 10 punti, queste micro, neanche mine, queste micro cose che valgono 10 punti. Invece le mine, quelle vere e proprie, quelle viola, passo un po' perché è un po' fastidio, quelle viola, blu, valgono 50 punti e si possono concatenare in esplosioni e quindi ovviamente aiutarci a liberarci a ripulire il campo di gioco. Abbiamo vite virtualmente infinite, perché se vado qui mi faccio esplodere la mina proprio addosso al carro armato, non ho problemi, non perdo vite, finché ho tempo posso giocare. Il famoso detto c'è più tempo che vita, no? E questa è la partita in singolo, ma è in due giocatori che Blasto dà il meglio di sé. Adesso purtroppo non ho il secondo giocatore, lo farò da solo, quindi il secondo giocatore rimarrà fermo. Abbiamo già un'ulteriore scelta: il movimento del carro armato è normale o invisibile? Andiamo normale. Il campo di battaglia è campo minato o gli ostacoli? No, torniamo campo minato, possiamo vedere un po' tutto quanto. Tank Trails. Quindi several, cosa vuol dire? Che non è più un campo fitto, ma ho già delle tracce, dei percorsi nelle quali il mio carro armato può destreggiarsi. E densità di mine sempre alte, mi piacciono le esplosioni a catena. Qui ho già dei percorsi dove posso muovermi. E lo scopo del gioco ovviamente è far sempre punti, ma anche distruggere sparare al carro armato avversario ovviamente che vale più punti rispetto alle mine. Adesso lui è fermo, quindi la sfida è facile. Però se avessi un'altra persona con la quale giocare, vai, 1000 punti di carro armato. Se avessi un'altra persona sarebbe molto più divertente. Andiamo in back, anzi redo, anzi quit. Facciamo ripartire Blasto con la modalità, quindi full tilt, tank motion invisible e battleground obstacles. Io con mio papà giocavo sempre a questa, quindi abbiamo gli ostacoli uno contro l'altro e il carro armato si muove in maniera invisibile, quindi io finché mi muovo non riesco a vedermi e ovviamente anche il mio avversario non riesce a vedermi. In questa maniera, difficilissimo per entrambi, ma
insomma, la strada. Qui mi ricordo con mio papà, io mi arrabbiavo sempre perché avevo 6 anni, invece era già un'età per la quale, insomma, nonostante non sia mai stato un appassionatissimo di giochi per computer, invece si vedeva che era un vecchio volpone e quindi mi fregava sempre e mi arrabbiavo tantissimo. E insomma, alla fine, allora, in Blasto non è un classico arcade, se pensiamo che insomma è stato di 78, quindi un concept che ha 41 anni, insomma si capisce che non possiamo andare oltre, insomma, a queste cose. Perché, ah, con back, no, avevo fatto back prima. Quindi direi di interrompere qui il video di Blasto, che comunque insomma abbiamo fatto due player, velocità full tilt, questi tasti che fatticano a funzionare, tank motion, normal, vabbè, insomma, oppure posso, anzi, allora, la tastiera che rema contro, e densità di mine bassa. Sì, ecco, qui in questo caso c'è una densità di mine blu che è bassa, per cui ho meno il rischio, sì, magari faccio meno punti, ma ho anche meno il rischio di imbattermi nelle mie stesse mine. La musica durante il gioco ha questo tipo un tema, neanche, queste due o tre note che si ripetono e ogni tanto c'è una variazione. Quindi adesso c'è questo. E ogni 5 secondi, ecco, parte un. Anche questo è un tema famosissimo. E si chiude un po' in maniera costante, insomma, una cosa molto carina, ma insomma, direi di chiudere qui con Blasto. Provatelo in due, magari, insomma, il singolo non è proprio bellissimo da giocare, cioè non è che non sia bello, non è tanto divertente. Che dire, Late Beat of Christmas termina qui per quest'anno. Io spero di riuscire, se è piaciuto, insomma, a farlo anche l'anno prossimo. Io, insomma, dai commenti sembra che. Sto registrando, sì, ho questa paura di parlare a vuoto, magari per 20 minuti e poi mi tocca rifare tutto. Io ringrazio ancora tutti voi che mi avete visto, le persone che si sono iscritte al mio canale. Restate iscritte perché, insomma, adesso al di là di questo video al giorno, io voglio continuare col mio programma che avevo iniziato l'inverno, quest'inverno, a inizio anno. Quindi ci saranno principalmente video riguardanti il mondo MS-DOS e il retrocomputing in quel senso, ma ho intenzione di portare avanti anche in collaborazione con altre persone che appunto le ho sentite, mi hanno detto mi piacerebbe fare qualche video insieme, uno gioca, uno commenta. Voglio andare a portare avanti anche il discorso home computer, quindi MSX D99, poi magari chissà, ho anche delle console 8-bit, Master System o quant'altro. Quindi insomma, restate, registrate il video, non cancellatevi, non disiscrivetevi, per favore, restate. Io vi ringrazio tantissimo per aver visto tutti questi video e vi auguro un buon Natale. Domani molto probabilmente ci sarà una puntata extra dove non farò vedere nessun gioco, ma qualcosa comunque di carino. A dispetto del mio amico Matteo, non neanche per questa puntata c'è la sigla, ma se ho tempo, voglia e l'ispirazione potrei farla per la puntata conclusiva di domani. Io vi auguro una buona vigilia e vi do appuntamento per gli auguri di Natale a domani. Per cui, ciao!